Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di riso e zucchine ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono dado bimbi, riso, olio evo, uova, vino bianco, parmigiano grattugiato, zucchine, acqua, prosciutto cotto, scamorza, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le zucchine. Le facciamo tritare per 7 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il riso, il vino, ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza il misurino. Aggiungiamo l'acqua la noce moscata, il sale, il pepe, il dado bimbi. Mescoliamo a fondo con la spatola. E facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso risulterà al dente. Trasferiamolo in una ciotola capiente. Aggiungiamo le uova ed amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo anche il parmigiano grattugiato. Continuiamo ad amalgamare. Trasferiamo metà del riso in una teglia ben imburrata. Farcire col prosciutto ed il formaggio. Ricopriamo il tutto con il riso rimasto. Spolverizziamo con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La torta di riso è cotta, andiamo a impiattare. Torta di riso e zucchine ripiena. Grazie e alla prossima ricetta!